Gentili amiche, cari amici, buongiorno da Andrea e da Domenica. Che barba! 13 ottobre. Cosa ci si aspetta ad ottobre? Un'ottobrata, una giornata meravigliosa di minghiana memoria, una vita mia, un grandissimo sole. Andiamo avanti, procediamo per la solita brevità che deve contraddistinguere le nostre performance. Noi ci bagneremo il viso. E dopo aver preparato già una ottima schiuma rapida Fabergé con un'ottima e vaporosa e profumatissima crema da barba che applicheremo solamente dopo aver utilizzato il nostro solito prebarba, ci teniamo qualche minuto, o meglio, conserviamo quello che ci serve per parlare di una piccola rassegna stampa che oggi è anche infiltrata da una presentazione editoriale di un libro uscito nel 2017, scritto da un giovane rampollo per sua stessa missione nel curriculum che trovate come CEO della Dolce Advertising, società di pubblicità indipendente torinese, che si definisce figlio di imprenditori e di una dinastia di antiquari. Quindi è chiaro che una presentazione come questa porta subito e induce la curiosità. Conosco di persona Marco David Benadì, questo è il nome dell'autore, famiglia di liberali, vecchio stile, papà toscano di origini, gran brava persona, padre di due splendidi figli, che un giorno a tavola, poco dopo la scomparsa del papà Alberto Benadì, si vede rivolgere a colazione dei figli la fatidica domanda: papà, cos'è la vita? È un interrogativo non semplice. Ed ecco quella risposta, subito sponsorizzata da Dolce Advertising per i tipi di Baldini e Castoldi, su e giù per la vita, Marco David Benadì. Il senso di questo libro non sta tanto nel raccontare nove meravigliose storie di vita, quanto nel trasformarle in altrettante ispirazioni per vivere meglio la propria. Ecco, allora, Marco David Benadì, intanto possiamo bagnare e incremare il viso con la collaborazione di un bravo fotografo che non conosco, che si chiama Alessandro Pession. Ha incontrato nuove persone, nuove autorità, anche conosciute, chi più chi meno, alcune completamente sconosciute, tra cui il proprietario Giuseppe Nardini, omonimo della bicentenaria distilleria, che ho intervistato nella sua casa di Bassano del Grappa, ovviamente, manco a dirlo. Guardate la vaporosità di queste XXX, è sempre lei, Razzo Rock, ok? Beh, qua non vi sbagliate mai, se cercate rapidità e treni in partenza che vi aspettano, eccola, una meravigliosa crema. Io l'ho un pochino più inumidita, ma si può, volendo, anche addensare un po' di più. Oggi useremo un classico delle meravigliose Treat Platinum, eccola qua, con un semplicissimo quanto istintivo e comodissimo Edwin Jagger, eccolo qua, un ferro per chi inizia, quasi impossibile sbagliare le rasature, quasi impensabile tagliarsi vista l'esposizione modesta, però insomma c'è un rasoio di un certo peso, per chi vuole eseguire delle barbe soddisfacenti, poter cominciare la propria domenica con l'apertura dei giornali, ma chi li legge ancora? Beh, comprate il libro di Marco Benadì e leggete. Alcune ispirazioni arrivano da un amico imprenditore di cui si è occupato come manager dell'agenzia di pubblicità, il nostro Benadì, che l'ha aiutato a trovare in Sicilia indirizzi di persone con difficoltà di mobilità. Voi, se leggerete e indagherete, capirete. Passiamo oltre. I dati macroeconomici? Pessimi. Le previsioni sulle tasse? Terribili. Tasse sulle microvincite, tagli alle pensioni,
Landini che continua a gridare con i suoi denti gialli e nessuno lo ascolta. E ci ritroviamo di nuovo il consociativismo, i sindacati che vogliono ritrovare una loro identità. Bene, io non vedo altri motivi per procedere ulteriormente alla protezione del nostro viso prima della rasatura. E quindi possiamo passare ad armare il nostro Edwin Jagger. Abbiamo due arretrati, due settimane di arretrato, quindi avremo due copertine sempre del nostro panorama. Una è questa, eccolo qua, professione candidato presidente, qua un po' di facce più o meno note, anzi fin troppo note. E qua abbiamo la stangata con Paul Newman, no? La legnata, il nuovo governo giallo-verde, magistralmente tenuti insieme dal signor Nessuno. Voi dovreste leggere Marcello Veneziani, sono di quei due numeri, di come attacca Conte e la sua totale inutilità e presidente di Nessuno. Qua io non sto a dilungarmi sull'armamento del rasoio, abbiamo messo il coprilama e la trit, eccola qua, trit platinum, la vedete, ok? E cominciamo a passare, a fare il primo passaggio. Oggi perché deve essere una domenica tranquilla? Perché come tutte le domeniche deve essere tranquilla, quindi usando il rasoio molto easy, noi possiamo chiacchierare mentre ci facciamo la barba. L'obiettivo di queste registrazioni, il non concentrarsi come oggetto primario, anche se fortemente piacevole, della rasatura con il rasoio di sicurezza, ma anche io qua eseguo più passaggi per la modesta esposizione di Edwin Jagger, mi consente, senza rischiare l'irritazione, di passare più volte nella parte da radere. Mare era ancora bello ieri, pedalata, 10 km in bicicletta, che non servono a niente, ma smaltire l'inattività di due giorni passati in macchina all'inizio della settimana in giro per il Lazio, per lavoro ovviamente. Nelle meravigliose terre delle nocciole, la zona del lago di Vico, poi di Anca Frosinone, insomma, dalla ciociaria alle nocciole, procediamo con la seconda incrematura. Fabergé, qua un po' di musica con Blur CFM, solite atmosfere d'antan francesi accompagnano. Io magari le faccio sentire, così se non parlo ascoltate qualche nota e vi ritrovate alle Moulin de la Galette come se niente fosse, senza neanche doverci andare. Viaggiatore da Google Maps, vedere il mondo con Google Maps è meraviglioso, costa niente, vedi niente, mangi niente, guardi le facce oscurate dalla privacy della società di Mountain View. Bene, passiamo sempre un piacere, questo è un vecchissimo solito tasso antichissimo, non si vede più, ricoperto di schiuma, un Omega Super Badge oltre 25 anni fa, mantiene una setola pazzesca. Bene, vi abbiamo promesso di dedicare qualche istante alla cronaca minima, e allora da qui, se non sapete come addormentarvi alla sera, proprio non riuscite a prendere sonno, qua abbiamo un'intervista a Giorgio Lamalfa. La lotta è per il potere è sempre uguale, non c'è niente di interessante. Uomo cresciuto nell'ombra del padre Ugo, grande costituzionalista, padre fondatore della Repubblica, il cui figlio è riuscito a molto bene ad approfittare del nome. Poi abbiamo altre chicche, vanno di gran moda con un'economia, eccolo qua, le grandi aziende salveranno l'ambiente, qua abbiamo il signor presidente della Mutti, eccolo qua, pronti, Francesco Mutti, presidente di Centromarca e amministratore delegato del gruppo di Parma,
vabbè, non lo vedete, eccolo qua. Sì, è qua accanto al tubetto, eccolo qua. Interessante storia di produttore di conserve, ma niente di eclatante. Mentre invece il portatore sano di politica, questo è Marcello Veneziani, guardatelo qua con le mani, sembra che stia facendo l'imbonitore di piazza. Abbiamo il presidente del consiglio, dove le prime parole sono: Giuseppe Conte non è niente, non è un leader, non è un eletto, non è un politico, non è un tecnico, non è nulla. Ultima frase dell'articolo, dura una pagina solida, di Marcello Veneziani: dopo Conte non c'è più la politica, c'è la segreteria telefonica, il navigatore di bordo, la cellula fotoelettrica, il drone. Conte però ha una funzione, e non è solo quella di cerniera lampo tra sinistra e 5 Stelle, punto di sutura tra establishment e grillini, è la spia che la politica non c'è più, nemmeno nella visione degradata più recente. Lui è oltre, è senza, è il sordo rumore del nulla versato nel niente. Qua si esaurisce il numero di panorama, se volete, proprio per gli onanisti, quelli che prima di andare a dormire hanno bisogno di qualcosa di bello, invece anziché Giorgio Lamalfa, abbiamo qua due capezzoli all'ONU, e sulla formosa Ivanka si scatena tag Nipplegate. Questa è la figlia di Donald Trump che è venuta a parlare all'ONU. Bene, prima di continuare con queste atmosfere un po' degradanti, un po' motivanti per chi le ama, giustamente, andiamo a fare il contropelo, così. Giuseppe Conte parla di Africa. Ieri lo sentivo in radio. Dove parlava di Africa, di progetti, di guardare avanti. Ma cosa può guardare avanti il presidente del consiglio, di un presidente del consiglio così, di un paese come l'Italia? Parla di Africa, di continenti, di sistemi economici. Meglio ascoltare le radio francesi, almeno non si capisce niente. Bene, le trit danno meglio del loro sui rasoi più esposti. Questo Edwin Jagger è proprio un rasoio semplice ma bello da tenere, da avere anche nei particolari, no? Un bel manico, no? Guardate, lavorato e serigrafato, porta anche il suo nome, se riuscite a leggerlo qua nel colletto intermedio. Bene, non insistiamo con quel profilo, ma bagniamo, andiamo con l'obliquo. Eccoci, abbiamo ancora schiuma per un sacco di rasature, come sempre, sapete, si esagera sempre, basterebbe veramente mettere la metà di quello che pensiate sia utile. Invece ogni volta, non mi ricordo, sono sempre convinto a porre di rimanere con una schiuma troppo misera per fare una barba soddisfacente. E visto che farsi la barba davvero costa poco, una lametta costerà non più di 10 centesimi quando costano tanto, ma che senso ha usarle due volte? Un barattolo di crema costa 10 euro, ci fate barba per 4 mesi, se lo usate tutti i giorni, cioè, a volere, potete costruire un set veramente nuovo ogni giorno e dare un senso e fare un regalo alla vostra pelle. Bene, in attesa di partire, abbiamo ancora un po' qua alimento aperto, ma ormai abbiamo tolto quasi tutto. Passiamo a qualche altra segnalazione, quindi si va dritti dritti al panorama uscito venerdì, cioè 3 giorni fa, anzi 2, di questo di cui vi parlavamo, dove possiamo stangata familiare, ma qui è il nostro amico il direttore Belpietro, ma insomma qua Ferretti ritorna a Piazza Affari veloce come Charles Leclerc. Eccolo qua, quotazione eccellente, rientrato in borsa a Milano dopo un'apnea di qualche anno. Questo signore, che è l'avvocato Alberto Galassi, 55 anni, amministratore delegato di Ferretti dal 2014. Qua di fianco abbiamo una delle loro creazioni, il Ferretti 720. Se volete soffermarmi sulle caratteristiche, io credo che, anzi, caratteristiche di performance, no? Quella che salta all'occhio, sono 100 milioni la somma raccolta in IPO. Raccolta in IPO, cosa vuol dire? Boh, per i tecnici saprete, sapranno darci una spiegazione. Quindi aziende che volano, quindi prima la multi, adesso gli yacht. E poi abbiamo
Beh, qua abbiamo del grigiore riprodotto in tutte le salse negli ultimi 25 anni. Signor Franco Bassanini da Milano è riuscito, oltre che a farsi buttare fuori da Craxi dal PSI perché erano stati troppo morbidi sulla P2, probabilmente in via del corso, si ricicla. Non solo non vi risparmio le foto con Luca Lotti, che questo signore qua a sinistra, ecco lo vedete, con Massimo D'Alema, con Giuliano Amato, e poi alla fine Bassanini con la moglie Linda Lanzillotti, perché qua che la politica si fa, sui conti degli asset familiari, sulle somme. Ecco qua, Linda Lanzillotti, la vedete questa signora in giallo che gli siede di fianco. Quando Bassanini torna a casa, a parlare di vita familiare, perché il resto ve lo risparmio, a sera ci trova la moglie. La moglie Linda, sposata in seconde nozze nel 1996, quindi seconde nozze. Trattasi di Lanzillotta Linda, ex collaboratrice di Giuliano Amato al Tesoro, braccio destro di Francesco Rutelli al Campidoglio, sulle privatizzazioni, ex socialista, ex parlamentare della Margherita, del PD dei Montiani, e poi ancora del PD, e anche vicepresidente del Senato, oltre che ex consulente della banca d'affari JP Morgan, questa è la moglie di Bassanini, che ha imbottito decine di enti locali italiani. Chiedete a Peveraro, anche qua, grattacielo della regione, JP Morgan, fottito di spazzatura. E conclude questo interessante articolo di Francesco Bonazzi: si siedono a tavola ed è subito CDA. Quindi famiglie che accumulano ricchezze con posizioni da boiardi di Stato, meravigliose per i nipoti che si trovano nelle case a Sabaudia, sulle dune, no? Queste cose che solo Nanni Moretti era riuscito a avere in uso per girare dei suoi film. Invece questi ce le hanno, veramente. Prima di passare alla rasatura, questo è molto interessante. Qui dove non vive più nessuno, sapete che io sono un grande sostenitore di Franco Arminio e della paesologia. Beh, io non conoscevo questi nuovi... Qui è Francesco Borgonovo che parla. Credo lavorasse anche per Repubblica, dove a parte le immagini di paesi abbandonati, qui abbiamo un paese in provincia di Lecco, qui siamo nel Cilento, ci sono tre pubblicazioni interessanti segnalate di cui io dovrò dotarmi, soprattutto di questa che mi ha incuriosito, Altre stanze, altre voci, che questo libro qui, vedete, poetico incantato, Mario Ferraguti, Le voci delle case abbandonate, ecco. Per leggere come l'Italia interna si sta spopolando, comprende anche questi paesi dove vivo io, che hanno solo la fortuna di avere il mare vicino, se no subirebbero la stessa sorte dei centri dell'Appennino, cioè dei piccoli centri della dorsale appenninica centrale, leggete su che cosa è possibile, il poco che è possibile immaginare. De Chirico e il pane metafisico, Vittorio Ione Sgarbi riproduce il pane di Giorgio De Chirico, uno dei due fratelli che a Ferrara hanno visto nel 1927-30 al massimo del fulgore. Qua scoprirete, e scoprirò, l'ho scoperto anche io, che i crumiri con la C normale non sono casalesi ma nascono a Ferrara. Per i polemisti, se volete, potete controbattere, dire che non è vero, ma vi tengo per ultima la pagina, perché prima dobbiamo fare l'obliquo, perché ho tenuto un altro segnalibro che appare un po' scontato, ma non lo è. Uno, perché è scritto da Fiammetta Fadda, ottima giornalista da sempre nel campo della cucina e del business gourmet. Bene, l'obliquo è un'esperienza interessante, non aggressivo, però sentite ancora come canta Edwin Jagger. È evidente che barbe più profonde si ottengono con altri strumenti, ma piuttosto che il Bic o il Gillette Bilama, con questo rasoio potete dire: oggi mi sono fatto una barba, non dico da re, come quella di David, che a breve vedrete sul canale, ma non vi anticipo altro. Ma quantomeno potete aver fatto una barba da principino o da rappresentante di un piccolo principato, tipo Seborga, questo principato di Seborga, la più grande fandonia di tutta la costa ligure. Questi tromboni tutti arabescati che si ritrovano a bere e mangiare bene con gli alamari e le feluche. Ok? Signori, qua siamo arrivati alla parte della
del risacco. Bene, qualcosa si sente ancora, bisogna ammetterlo, ma possiamo ritenerci soddisfatti e sciacquiamo. Rieccomi, sciacquata, tamponata. E mentre lasciamo che si ossigeni la pelle da cui abbiamo rimosso l'eccesso di acqua, quindi siamo asciugati, ma solo non asciugati, strofinati, ma tamponati, qua abbiamo alcune imprecisioni che potremo anche a secco, poi in maniera ignorante, rimuovere, ma solo si tratta di ritocchi. Ho tenuto per ultimo quello che a voi sembrava un argomento esaurito, non lo è per niente. Non lo è per niente, perché nel mondo del business, se andate a leggere in profondità, sono molto interessanti gli studi, le classi degli chef. Qua sono i soliti chef, le solite 10-12 facce di soliti, no? Ometti fortunati, vedete Berton che sembra un portachiavi, vedete questo sguardo barbettoso di fianco all'altro amico della locanda di San Francesco, la bottura che si è comprato un bed and breakfast a 12 stanze in campagna, sono investono un sacco di soldi, ma dei numeri. E soprattutto spieghiamo perché questi chef investono nella loro immagine, nel loro lavoro, perché attirano capitali, quindi gli investitori vanno verso gli chef, perché queste attività, qua vengono dati da via Metafad, da alcuni dati, sono in grado di sviluppare una quantità di fatturato di tutto interesse, un salto economico. Ma il confronto con architetti, designer, direttore di marketing per elaborare formula tutto tondo, e per chi ce la fa i numeri premiano. Gli Alaimo con 14,1 milioni di fatturato nel 2018, Carlo Cracco con 13, Enrico Bartolini con 9, Giancarlo Perbellini con 6,1 milioni di euro. Ecco, questi sono i top 10, le classifiche più alte. Quindi se avete dei soldi che non sapete dove mettere, rivolgetevi agli chef, vedete, a ristoranti aperti, abbiamo anche Vittoria Brusaporto che aveva, dopo aver fatto quegli spaghetti mantecati, di cui mi parlava il mio grande amico Stefano Belusci, fatti mantecati al momento, è riuscito ad aprire a Shanghai un ristorante e ha già la stella Michelin del 2020, anche se siamo solo nel 2019, sorprendente. Ma questo è tutto vero, tutto spettacolo, signori, andiamo oltre, visto che l'altra volta il mio video è stato troncato sull'after shave, stavolta non ci dobbiamo ripetere negativamente, quindi riproponiamo quello che non avete visto nell'ultimo video, quindi il Floyd. Ah, questa qua è una delle ragioni per cui ci si sveglia la domenica mattina. La doccia nebulizzata del Floyd, eccolo qua, meraviglioso, The Genuine, non dimenticatelo. Signori, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione domenicale, io vi ringrazio, vi auguro un buon pranzo, godetevi ancora il bel tempo, un grande saluto, un abbraccio da Andrea e da Domenica, che barba, ciao!